Sindaco, siamo ad Isola perché quando gli agricoltori soffrono, e soprattutto dell'altopiano di Isola Caporizzuto, è l'intera economia che oramai viene disturbata in un quadro già di grande sofferenza. Sì, sicuramente i nostri agricoltori hanno un ruolo di primissimo piano perché l'agricoltura si trascina dietro tutta una serie di economie. Quindi se soffre questo comparto, soffre tutta una serie, tutto un indotto, quindi è necessario intervenire in tempo. Noi abbiamo già chiesto la costituzione di un tavolo tecnico affinché si possa affrontare anche l'emergenza, perché appunto siamo in completa emergenza idrica. Quindi speriamo nei prossimi giorni, insomma, di avere buone notizie e vediamo un pochino che cosa uscirà da questi tavoli tecnici. In una situazione che appunto già vedrà anche il turismo, ahi noi, no? Rispetto anche a questa emergenza di coronavirus, anche il sud che non è toccato da questa emergenza, ma abbiamo visto i dati, l'intero paese andrà in difficoltà e quindi anche il sud e anche Isola Caporizzuto. Certamente, sicuramente è tutta l'Italia che soffre, soffrendo l'Italia noi non ci possiamo esimere, diciamo, dalla sofferenza di tutta un'intera nazione. Certamente questo tipo di emergenza coinvolgerà anche il settore turistico, quindi per questo, insomma, se noi interveniamo in tempo riusciamo a tamponare qualche difficoltà. Più tardi interveniamo e più sarà difficile. Importante è che si faccia presto anche nella composizione della giunta regionale per dare un Certo. riferimento a voi amministratori che siete Certo. chiamati ad intervenire anche su tematiche che non vi competono direttamente. Sì, l'importante è che noi sappiamo a chi ci dobbiamo rivolgere, sia da un punto di vista dirigenziale, sia dal punto di vista proprio politico. Quindi è necessario avere degli interlocutori certi per poter andare a sedersi e discutere dei problemi, i problemi che stiamo vivendo.